Tieni. Grazie. Oh, ma dai, ma ancora. Cos'è? Anastasia, tu resta qua, così qualsiasi cosa vai da papà. Ragazzi, comprate le nostre unghie e le nostre magliette su www.vanityglow.shop. Buongiorno cuccioline e cuccioline. Oggi è domenica e domani si va a scuola. Però ho notato che Vanessa non sta facendo i compiti. E ne ha tanti. Ora andremo su, di nascosto, piano piano. E poi cerchiamo di capire se quello che dice è vero. Cioè che c'è della musica che esce dalla sua camera, ok? Sì. Oh, mi raccomando, silenzio, silenzissimo. Sentite? Scusaci, volevamo solo accertarci che stavi facendo i compiti. Scusaci Vanessa, ti sei spaventata amore. Ma li stai facendo? Sì, perché qualcuno... Perché la prof mi ha interrogato, no? In questo tempo ho scritto un'altra cosa, ma poi siamo andati subito via perché ero. Ok, allora fatelo dare da qualcuno, va bene? Ok, vuoi qualcosa di caldo? No. Un tè caldo, qualcosa? No, amore? Va bene, quando hai bisogno di qualcosa diccelo, d'accordo? Buono studio. Stava studiando. No, poverina. Ma magari era giù papà alla sala cinema. No. Ok, va bene. Ani. Sì, proprio lui. Vieni. Silenzio, non facciamoci scoprire. Vai. Allora, Anastasia, oggi è domenica e noi, soprattutto io, mi sto annoiando. Quindi abbiamo deciso di fare gli scherzi a Vanessa. Il primo è uscito perfettamente senza nemmeno organizzarlo. Adesso dobbiamo fare in modo che da questo diffusore di suoni uscirà una canzone, un suono spaventoso. Glielo mettiamo dietro la porta di Vane e lei si dovrà spaventare. Vediamo cosa succede. Però un attimo. Io so come fare. Allora tu ti metti dietro di lei o a fianco a lei e dici: allora, ti aiuto con gli esercizi, magari lei guarda lì, io intanto arrivo con quello dietro, come così, c'è il letto, lo metto dietro al letto. Io stavo pensando di lasciarlo fuori dalla sua porta. Ah, però non si sente. Sì che si sente, tutto volume, ma adesso proviamo, ok? Sì che si sente. Ma tu un modo migliore per fare i compiti non ce l'hai? No. Guarda che abbiamo diversi tavolini e tu hai una scrivania in una cameretta nuova dove potresti tranquillamente andare a fare i compiti. Ma perché li fai per terra? Muoviti, quando hai finito di fare i compiti. Devo fare questa e basta. Va bene, dai, non ti voglio mettere fretta, hai tutto il pomeriggio, va bene? Sì. Mi raccomando, usa la testa, non ti distrarre. Allora Vanessina, hai finito di studiare? Mi hai detto che hai finito di studiare. Io faccio i bacetti di dama. Mi racconti un po' quello che hai studiato gentilmente. Okay. Scienze, ho studiato il nucleo. Sì. Che c'è dentro la membrana e fuori c'è una cosa, non mi ricordo come si chiama. E... Ma devi saperlo però, Vane, come si chiama. Non so. Dai. Io lo rileggo. Ecco. Vabbè, comunque, praticamente ci sono i cetrioli. I cetrioli? Dove? Si chiamano cetrioli. Ma sei sicura di quello che stai dicendo? Non è che stai pensando al Burger King? No. Vabbè, ti dico qualcos'altro. Praticamente gli scienziati di molti anni fa, per scoprire l'America, le parti del corpo umano, hanno dovuto assistere a... non mi ricordo. E allora vai a studiare meglio. No, vai a studiare meglio. Ti dico storia. I romani, per avere più cibo e acqua, praticamente si andavano a trasferire in un posto dove c'era fiume o lago, cascata, e praticamente anche se l'acqua, ma magari faceva schifo, non era acqua potabile, se la bevevano lo stesso perché sennò morivano. E per avere cibo invece costruivano con legno di... legno. Con del legno. Sì, e magari paglia che trovavano. Sì. Praticamente combattevano contro gli animali. Ok, ma con questo costruivano cosa? Dove ripararsi? Con legno? No, con legno costruivano delle armi per combattere contro gli animali, per avere più cibo. Combattevano e una volta c'è scritto che nel 400 d.C. uno di questi combattenti morì e non lo soccorsero neanche e mangiarono il loro corpo.
Eh sì, per sopravvivere. Basta? Sì. Adesso per favore vai a ripassare scienze. Dopo andiamo su a vedere insieme questi cetrioli dove sono, perché me li sono proprio persi. Secondo me hai letto male. No. Brava però. Bimbe, dai, andiamo a fare la doccia che poi ceniamo. Cosa mangiamo? Faccio una minestra di zucche e patate, buonissima. Dai, andiamo su, che poi ti interrogo per l'ultima volta, eh? E poi andiamo a guardarci un bel film e a nanna. Su, Ani, che avevi lasciato l'acqua calda aperta e ho dovuto toglierne un po' perché c'era solo acqua strabollente nella vasca. Ah, sì, non la doccia, scusate, il bagnetto. È il riflesso. Guarda che piedone che c'è qua dentro. Che introtto. Allora, volete mettere questi? Che cosa sono? Polvere colorata? Polvere da sparo. Polvere da sparo? Magica. No, magica. Puzza. Come puzza? Non mettetela. Pronti? È profumatissima. Quanto tempo era che non facevamo il bagnetto in questo bagno? Basta, amore, basta. Mescolo. Speriamo che non mi fa alcuna reazione allergica. È tanto che non entravamo in questo bagno. No! Adesso te lo togli. Guardate che colore. Non rende nella telecamera, ma è color pesca. È molto più leggero sulla telecamera, però è più scuro. Vieni a vedere. No, è vero. Vero? È un po' più scuro, tipo rosa, calma. Color pesca. Color pesca. Va bene, buon bagnetto, cuccioline. Lavatevi anche i capelli. Ci vediamo dopo. Poi però vi andate a asciugare i capelli. Ma facciamo la schiuma? Ormai hai messo questa, amore. Per fare la schiuma dovresti buttare ancora acqua. No, sono cose mie, Ciao. Bimbe. Io? Avete finito? Siete ancora in acqua? Dai, Vane. Veloci. Avete lavato i capelli? Ragazzi, vi faccio vedere soltanto cosa c'è qua per terra. Non so se vi rendete conto dell'acqua che c'è per terra. Non si vede abbastanza, ma vi posso garantire che c'è un lago, muovetevi. Vane? Io? Asciugati i capelli che... Io, amore, asciugati i capelli che ceniamo, ok? Le hai le ciabatte? Ok, amore, dai, ti asciugo i capelli così poi andiamo a cena, va bene? Sì. Ceniamo, intendo. Sì, non usciamo, tranquilla. Che è successo? Ti è spenta la luce? Sì. Aspetta un attimo che prendo il telefono. È stata la corrente. Aspetta che metto la luce del telefono, che non ho una pila io qua. È stata la corrente, Ani? Sì, freddo. Hai tanto freddo, amore? Puoi aspettare un secondo che vado a vedere? Un secondo, eh? Aspetta che chiedo anche alla Vane, un attimo. Ragazzi, non so perché... è saltata la corrente. Vane, ti è saltata la corrente? Anche a te? Forse ci sono troppe cose accese, ma non credo, ci sono due phone. Vabbè, vado giù ad attaccarla, arrivo. Ok, devo andare giù. Qua c'è il contatore. Sì, è giù. Ok, tornata? Meno male. Va bene. Oh, meno male, ragazzi. Mancava solo questo. Bah. Ok, Ani, continuiamo allora, dai, finisco di asciugarti i capelli. Vane, vuoi l'olio per i capelli? Lo sto andando a prendere per Anastasia. Ok? Cambiamo bagno. Guardate, ragazzi, che cinema, guardate un po'. Prendiamo l'olietto. Eccolo qua. Guardate che casino dappertutto, il vetro è super appannato. Cosa c'è scritto? Voi leggete qualcosa? Accendi la... luce. Ma mi stanno facendo uno scherzo? Ah, molto bene, molto bene. Adesso vediamo, chiederò chiarimenti. Vane, mi state facendo uno scherzo? No. Sul vetro di là c'è scritto accendi la luce. Sul vetro nella bagno dove avete fatto il bagnetto c'è scritto accendi la luce. L'hai scritto tu? No, sono qua. Ma avete fatto il bagno di là, mi state facendo uno scherzo? Ok, mi state facendo uno scherzo. No, che scherzo? C'è scritto accendi la luce sul vetro del bagno di là dove avete fatto il bagnetto. No, ma è duro. No? Ma vabbè. Era solamente appannato. Il vetro è appannato e c'è una scritta. Scritto, accendi la luce. Ok, dai, metti un po' di questo olio. Ma perché accendi la luce? Non lo so, infatti, visto che è saltata la luce, diciamo che la frase ci sta. Dove c'era? Mamma mia, che mani, Anastasia, sei stata un'ora in acqua, oddio. Guarda. Che impressione! Non lo metto. Sembri una vecchietta, vai! Non lo metto. Sulla ciocca quella che aveva il nodo. Qua?
Non mi sembra che era qui. Vabbè, mettitelo sui capelli, tanto è olio, fa solo bene. Procediamo. Ragazzi, l'avete letta la scritta sul vetro del bagno? E loro dicono che non sono state loro. Secondo voi mi stanno prendendo in giro, mi stanno facendo uno scherzo? Scrivetemelo nei commenti, perché se così non fosse, chi l'ha scritto? Amore, buon appetito, poi facciamo lo zaino e ci guardiamo un bel film, va bene? Eh? Allora, Vane, facciamo lo zaino, dai, domani è... Bellissimo, amore, ma come fai? Non lo si fa, Leto. Assolutamente no. Guarda. È difficilissimo. Guarda. Dovresti passare la scossa anche nell'altro braccio, Brava. Brava, brava, brava. Posso fare il dolce nonna? la, guardate. Va bene, facciamo lo zaino? Sì. O preferisci essere interrogata prima? No, zaino. Però poi mi lasci fuori il libro perché voglio, no, voglio interrogare. No, sì, Vane, dai, un attimo. Pochino. Ma invece se mi interroghi dopo quando sono andando a dormire, facciamo lo zaino quando dopo sto andando a dormire? No, facciamolo adesso lo zaino, no, perché dopo. Stiamo andando a dormire. Allora, domani è lunedì, solita routine, sì, dai. C'è scritto lì. Ah, già, è vero. Grammatica. Ah, poi? Storia epica. Ma se sei una balena? No, tu sei una balena, tesoro. Grazie. Oh, ma dai, ma ancora. Cos'è la luce? È andata via la luce. Ma perché? Cosa succede stasera? Ci sono le ambulanze anche. Oh, chi è che va giù? Io non ho voglia. Dai. Dai, andate voi. Brava, vai tu. Vai. Vai con lei, dai. Ci serve il telefono. Attenta a non cadere, dai, che io intanto controllo. Sento delle ambulanze, magari è successo qualcosa. Non so, eppure non c'è il temporale. Aspetta che vado a prendere la luce. Siete arrivate? Sì. Ah, fatto, brava. Dai, ok. Che stress, ragazzi. Mamma mia, finiamo questo zaino e andiamocene a dormire. No, vabbè, guardi, guardiamoci. Sì, sperando che non va via la corrente, perché se va via la corrente fin non lo guardiamo più. Dai, accendi. Andiamo. Grazie, No, perché rompilo pure, è tranquilla. Anastasia. È stata Anastasia. Io ero qua, ma sì, ma sono proprio anche lì. Va bene, fai lo zaino, ci vediamo dopo. Che bello, brava, tienila così. Così se dovesse andare via la luce, abbiamo la luce di emergenza. Ma come sei ingegnosa, ma dove le hai viste queste cose? Le ho viste su un canale su YouTube. Ma veramente? Sì. Ma che storia. Si scarica il telefono prima o poi, però nel frattempo. Ah! Cosa c'è? Devi mettermi qua di qua nello zaino che non riesco. Dai. No! Sì, arrivo. Cucciolini, ma anche voi chiedete sempre aiuto a vostra madre per qualsiasi cosa? Perché io non riesco ad avere 5 minuti liberi per me? Che senti subito chiamare mamma. Mamma. Dimmi, Anastasia. Mamma mia, ti fa bene. No. Allora bimbe, io li vado in bagno a lavarmi e voi per favore iniziate a mettervi giù, rilassatevi, se adesso arrivo andiamo a dormire, d'accordo? Sì. Dai, ciao. Questo dai, sì dai questo. No! No, ancora? No. Dov'è il telefono della mamma? Ecco. Qua. Già? Sì, già. Dov'è la mamma? Adesso in bagno? Credo di sì, ma perché sempre? Cosa c'è? Ancora? Oh, mamma mia, guarda. Senti, potete andare voi che finisco un secondo. Dai, un secondo solo, bambine, per favore. Ragazzi, io non riesco nemmeno a lavarmi. Ma poi stasera cosa succede? Ma scrivetemi nei commenti se anche da voi continua a saltare la luce, perché non riesco a capire, non c'è il temporale, non c'è nulla, perché salta la luce? Dai, ma perché hai tutti questi peluche? E ho paura. Andiamo. Ok. Allora, sentiamo il contatore. Cos'è? Mamma, c'è un mostro giù. Cosa c'è? C'è un mostro giù. No, giuro, c'è un mostro. Va bene, ma... non volete andare? Vado io. Va bene. Dai, ma che mostro c'è? Andiamo noi. Sì. Anastasia, tu resti su, ok? No. Sì, tu ti devi salvare, tu e i tuoi cuccioli. Fatti vedere, ma come sei conciata? Fatti vedere. Che c'è? Ho paura.
Dove sono i cucciolini? Ma c'hai un cucciolo lì? Ne manca un altro. Ok, l'ho lasciato qua. Anastasia, tu resta qua, così qualsiasi cosa vai da papà. Io e Vanessa andiamo ad uccidere il mostro e torniamo. Ok, arriviamo subito. Nostro mostro, dove sei? Dov'è che era il mostro, Ane? Dove? Lì. Oh, poverino. Dai, dai, su bimbe che siete stanche. Tira su. Ok, a posto? Luce accesa? Bravi. Boh, andiamo. Si è accesa la luce, andiamo a dormire. Mostri non ce ne sono. No. No. Ah. E siete tranquille? Sì, non c'è nessun mostro e non so perché è andata via la corrente, domani mi informerò perché non c'è il temporale e quindi non capisco il motivo per cui, oltretutto non è mai andata via e quindi è stato non capisco il motivo, comunque va bene, chiederò anche a papà. Cuccioline, cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video e comprate le nostre unghie su www.vanitygrow.shop, anche le nostre magliette. Ciao. Ciaone! Ok ragazzi, cuccioline e cuccioline, siete pronti per questa sfida spaventosa speciale Halloween? Oggi faremo 24 ore e assaggeremo solo i prodotti di Halloween. Ma non ci saremo solo noi, venite con me. Bambine! Ciao! Ciao! Cosa stavate facendo in cucina? Sto giocando. Sentite un po', ma tra qualche giorno quale festività ci sarà? Halloween! E pensavate di scamparla? Voi due? Avete mica voglia di mangiare qualche dolcetto di Halloween o preferite qualche scherzetto? Scherzetto! Scherzetto, peccato, ci sono solo dolcetti! Ma cos'è questo rumore? Ah, hai un buon udito, vedo, ci sono i fantasmi. Venite, venite con me. Guardate un po', sentite i fantasmi. Aprite, non abbiate paura. Eccola. Aspetta, ciao fantasmino. Cosa sta indicando il fantasmino con le mani? Di andare? Esatto, chi... Siete state coraggiosissime. Quindi possiamo... Al ragno in bocca. Si è mangiato il ragnetto. Sì, guardate, si okay. Vede, guarda. Possiamo andare giù. Adesso mi raccomando, bambine, non dovete urlare. Perché se urlerete qualcosa potrebbe succedere di molto sgradevole. Silenzio! Ciao! Lei ad ogni vostro urlo si agiterà e quando si agiterà non so quello che potrebbe succedere. Va bene bambine, adesso se volete la spengo perché altrimenti lei suonerà tutta la sera. Avete visto? Non si toccano i ragnetti. Allora, bello, che piango. Ah, sei contenta adesso, eh? Allora, qui abbiamo la strega magica, piena di dolciumi, ma questa strega però neanche lei non è tanto simpatica. Quindi, quando mangerete uno dei suoi dolcetti, lei si agiterà, anche lei. Ti ho detto che non puoi rubarle i dolcetti. Vai, facciamo vedere un po' che cosa abbiamo qua, dai. Allora, inizia da... Abbiamo questa streghetta veramente tanto carina, sì, con dolcetti. No, li aveva dati la maestra Lucia. Lì dentro ci sono anche... I tatuaggi. Brava, ci sono i tatuaggi. Poi abbiamo Minions, cos'è? La caramella. Ah, mio. Oh, mio. Caramella. Poi, altre caramelle.
caramelle diverse? Sì, sono le caramelle mostruose dei Minions. Ah. No. Ah, dai. Mi sono dimenticata una cosa molto importante, scusate. Avvicinatevi alla strega malefica che c'è una cosa per voi che dovete assolutamente indossare per questa challenge. Allora, chi riuscirà a prendere la mollettina con la ciocchettina senza... Stai ferma! Senza far agitare, è impossibile. Brava Anastasia! Vabbè, ma non vale! Ma quanto è simpatica, domani mattina mi sveglio così! Domani mattina mi sveglio e da oggi in poi la vostra sveglia sarà... lei! È troppo divertente. Ma stasera glielo facciamo uno scherzo a papà mentre dorme? L'hai indossata? Bene, perché senza questa mollettina non potevate fare la challenge. Torniamo ai nostri posti, bambine. Ok. Poi abbiamo l'occhio viola. Sì. È un cioccolato. Ah no, quelli sono le caramelle. No, questi sono cioccolatini, sì. No. Però se mi... tu già mangi, assaggi? Quello che... no, non puoi. Ma sì, no. Falla mangiare, dai, assaggiamo. Poi questo, la caletta. Quello dentro alla cicca. Sì, che è alla cicca. Esatto. Allora, poi ci sono questi ciupa ciupa. Ma no, quello è cioccolato, amore, buonissimo. Ah, certo, cioccolato bianco. Cioccolato bianco colorato di arancione. Poi abbiamo queste patatine, sembrano... al ketchup. Poi abbiamo altre patatine a forma di normali, pipistrello. Sì, a forma di pipistrello. Questo sale. Questi sono 4 donuts che vi giuro che erano di Halloween ed erano bellissimi, erano tutti colorati, quello rosa, quello viola, lo dimostra la scatola. Ma io li ho bruciati e quindi adesso sono ancora più di Halloween perché sono tutti neri. Ma secondo me sono buonissimi lo stesso. E poi abbiamo questi biscotti che vorrò assaggiare, ovviamente, qui. Allora. Ora, aspettate, ci sono questi biscotti che secondo me sono buonissimi. Mm-hmm. Questo cioccolato bianco che secondo me è buonissimo. Quello l'ho preso per me, che il cioccolato bianco mi piace, va bene. Queste patatine a ketchup. Sì. E queste patatine a non lo so, ma vediamo, c'è scritto. Ah, forse la sour cream, forse cipolla. Ma, wow. Ma guardate. Io ho il pipistrello. Io ho, non lo so. La zucca della Kinder, buonissimi. Dentro ci sono tutti i cioccolatini della Kinder. Prima mm-hmm. di iniziare a mangiare, sì. Visto che è mattino, io dovrò scegliere da Anastasia quello che mangerà per colazione. E Anastasia a me. Vero? Anche la streghetta ha acconsentito, quindi... Ma a pranzo dovremo arrangiarci. A pranzo c'è una sorpresa. Due. Quando pranzerai la vedrai. Allora, vediamo chi inizia a scegliere prima. Io. No, sasso, scatta, forbice. Sì! No! Inizio per te. Secondo me... Allora... a colazione ci sono sta. Troppo brava, secondo me. Ci quindi sta un scendo. Donuts. Questo. Ok. Questo. Ok. Buono, buono. E tu Anastasia cosa scegli per Vanessa? Per colazione? Io scelgo questo. Il donuts anche tu? Okay. Quello era questo per te. No, va bene, poi li assaggiamo tutti. E questo è per papà allora. Ok. Va bene? Andiamo. Ok, dai, sentiamo un po'. No, non ti fare ingannare. Guarda che ci sono i tovagliolini se vuoi. Ma mi piace la tavola con la ragnatela e i ragni dentro. Sì. Buono? Che gusto è secondo te dentro? Ancora non cioccolato. Ci sei arrivata. Il tuo cioccolato? Ah, che fortuna. Fortunella. Ma anche il tuo secondo me. Sono tutti buoni. Mi sta facendo vedere. Può darsi, sai. Sì, forse uno era salsa caramello. Te cioccolato. Volete scambiarvelo? No. Streghetta! Anastasia non vuole scambiarlo. Che facciamo? Ok, prima parte di colazione finita. Adesso tocca ad Anastasia scegliere ancora qualcosina per la colazione. Questo?
caffè e la colazione. Mm. Allora, qua c'è scritto Rainbow Cookies, che vuol dire biscotti arcobaleno. Perché ci sono dentro, come si chiamano? I Smarties. Sì, Smarties. Ok, adesso abbiamo scelto questi che secondo me sono molto buoni. Io Dani scelgo i biscotti come lei è. Con cioccolato. Tieni, va bene, dai, assaggiamo anche questi e poi ci diamo una pausa per il pranzo, ok? Vediamo che forma ha? Il fantasmino? Sì, vediamo io così. E poi? Ah, sono cookies normali. Sì, vado. Vai amore, vai. Buoni? Buonissimi? Molto buoni. Apprezzati? Streghetta! Hanno apprezzato! Ma streghetta, ma ci sei anche tu? Allora, come va quindi? L'assaggio dei biscotti, tutto bene? Ho trovato un castello. Una? Castello. Un castello. Vediamo. Vuoi assaggiarlo, Vanessa? O l'hai già assaggiato? L'ho già assaggiato. Li avete già assaggiati anche tu, l'altro? Sì. Allora, adesso se avete terminato di mangiare i biscotti, vi faccio fare una pausa. Magari nel frattempo scegliete cosa potreste decidere di mangiare per merenda. E io vi vado a preparare il primo, va bene? Allora, io merenda per Ani sceglierei queste patatine al ketchup. Io le scelgo, Vanessa, queste. Ok, va bene. Allora, adesso io vado invece a prepararvi il primo. Fate le brave che c'è streghetta! Strega! Che vi tiene sotto controllo. Oh. Ok bimbe, è arrivato il momento del pranzo, ma fate vedere, no, che cos'è questa pasta, com'è, più che abbiamo cos'è. Tipo un cappello della strega, un ragno, fantasma, buona, fantasmino, buona, ti piace? Ma ti buona. Sei accorta che è la pasta di Halloween? Che ci sono tutte le forme di Halloween? Sì. C'è il ragnetto, eccolo qui. La ragnatela. Ce l'hai attaccata secondo me al maglione. Faccio una cosa, spostiamo un po' di ragnatela così non ce la mangiamo. Assaggiamo di questo. Quello è il ragnetto, com'è? Buono. Buono. È buona? Ok, vediamo chi finisce prima. Io. E tu come stai? Vuoi un po' di... C'è la coppa. Lei così mangia le caramelle. Ah, secondo me non vuole che le tocchiamo le caramelle. Mi mangio, è andato il pranzo a base di pipistrelli e fantasmi? Bene? Bene. Benissimo, quindi è ora di merenda per caso? Eh? Assaggiamo queste patatine spaventose. Allora. Invece le tue che gusto sono? Paprika. Paprika, non so. Non so il mio. Il tuo? Allora, quelle di Anastasia mi piacciono, quelle di Vane no. L'odore. No, devi assaggiare. Assaggiamo. Allora, assaggio quelle di Vanessa che sono al barbecue. E quelle mie. Alla paprika. Buone. Alla paprika? Buone. Più o meno, sì, dai. Quelle di Anastasia? Al ketchup. Mi piacciono di più. A te invece non piacciono quelle di Ani? Alla... Le porto domani a scuola. Al ketchup, va bene. Peccato che non posso. Tu non puoi perché la tua maestra non vuole che si portano le patatine a scuola. Ma è giusto, No. Perché alle 10 del mattino mangiare le patatine è troppo esagerato. Ha ragione la maestra di Anastasia. Va bene, allora, cosa assaggiamo come per merenda oltre a le patatine? Volete provare queste borsette della Kinder? Vediamo cosa c'è dentro? Siete curiose? Vai. Vai. Ok. Brava, Vane! Allora, cosa c'è dentro? Kinder Chocolate. Poi Kinder Chocolate. Kinder Bueno. Oh. Ma dai, Tic Tac? Sì. Ok, Tic Tac sono della Kinder. No. Però c'è. Ma pensa. Questi! Ma che meraviglia questo Halloween! È quasi meglio della Befana, della calza della Befana. Guarda, sono tutte cose fatte. Buonissimi. E tu Anastasia cosa stai facendo? Stai tentando di aprire il Tic Tac? Cosa fai? Li vuoi assaggiare? No.
I cioccolati? Oh, mamma mia, dopo questi dolci dobbiamo fare carestia per una settimana, questo. Il Kinder Bueno, tu? Io scelgo questo! Oh! Ma vediamo che gusto ha! Vediamo un ma po'! Chissà. Chissà che gusto avrà mai! Ditemi il se il gusto... è gigante! Eh sì, è il Kinder Maxi quello! Il Kinder Mazzo! Io ce l'ho piccolino! Mazzo. Tu ce l'hai piccolino? Ah no, è uguale! Sì. Guardate, no, sono tutti uguali. Oh, questi invece sono più piccoli. Vado, questi sono più piccoli. Sì, quelli sono quelli classici, quello è quello maxi. Vediamo il gusto del Kinder Bueno. Buono, vero? Non l'hai mai mangiato anche tu, vero? Assaggiamo per la prima volta i cioccolati della Kinder. Ma? Cuccioline, finite di fare la merenda. Ma che te ridi? Finite di fare la merenda, se strega vuole, e io vi vado a preparare la cena. D'accordo? Ok. Ok. Ora, cuccioline, cena pronta. Queste sono delle crocchettine di zucca e cavolo. Secondo me sono buonissime. Assaggiamo. Assaggiamo. Come sono? Non ti piacciono? Non sono buone? Perché? Davvero? Ma come? Io ho assaggiato solo il ripieno che era colato e mi è sembrato... Bocciate queste pumpkin di zucca? Oh, che peccato! E va bene, allora ragazze, visto che è sera ed è tardi, passiamo direttamente all'ultima cosina, all'assaggio di un dolcetto prima di andare a dormire, ok? Io, ma lo sapete, mangio l'occhio. Oh. E questo? Io ok. Mangio l'occhio. Anzi, mangio anch'io l'occhio. Okay. Colore? Azzurro. Anch'io. Tieni, Ani. Ok, no, però è profumato, fammi vedere. Oh, oh mio Dio, chi è che inizia? Uno per volta. No, 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 no. Cosa c'è qua dentro? C'è l'azzurro. Buono. Assaggio. Buono? Assaggio io, eh? Beh. Buono. Non sembri tanto convinta. È frizzante? Sì? Buono. Cosa c'è dentro? Sembra un uovo. Mamma mia, ma queste cose... È sangue. È sangue, scusate. Il sangue è aspro, no, è amaro. Il sangue dell'occhio. Guardate il buco. Guardate. Il sangue amaro? Vuoi assaggiare quello così ti fai un bel tatuaggio? Sì, Anna. Quella che cos'è? Mi sa di caramella alla mu? No. È no? Tipo caramella normale. Anch'io, anch'io. Vediamo che tatuaggio è. Zucca! Hai trovato la zucca? Sì! Vediamo io tu. L'anno scorso avevo il ragno. E tu, Ani? Un attimo. Io ho trovato... Non si vede. È nero, un pipistrello? Boh, sì, credo di sì. Incollato per... No! Cos'è? No! Ah, il cimitero! Oddio, il cimitero! Avevo il ragno l'anno scorso. E tu quale preferisci? Secondo me è il cimitero. Bimbe? Challenge finita, eh? Abbiamo mangiato un sacco di dolci, un sacco di cosine sfiziose. Vi è piaciuta questa challenge? Sì. Sì? E allora andiamo a dormire, se riusciamo a dormire con tutti questi zuccheri che abbiamo nel corpo. Cuccioline, cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Buon Halloween a tutti! Ciao!